mondo nel 2020. Eventi scioccanti. La corruzione ha fatto la sua comparsa per terre e mari a causa di ciò che le mani dell'umanità hanno fatto, e noi gli daremo un assaggio di ciò che si sono guadagnati affinché ritornino sulla retta via. Corruzione per terre e mari, dunque. Il trauma della nostra situazione odierna dovrebbe farci capire l'importanza di questo passaggio, e i compagni, quando ne presero coscienza, previdero già allora i peccati di Bani e Adamo, e che a causa di questi peccati della gente la corruzione sarebbe giunta al punto di dilagare per terre e mari, la vegetazione delle piante a diminuire, i pesci negli oceani anch'essi a diminuire, e che ogni tipo di catastrofe naturale avrebbe avuto luogo Allah Onnipotente dice il vero. Questa corruzione fece la sua comparsa, e come dice Allah l'Unico, il Supremo, l'Onnipotente disse: gli daremo un assaggio di ciò che si sono guadagnati, affinché ritornino sulla retta via. Dunque il 2020, quest'anno nel quale siamo entrati a partire da gennaio, mentre il mondo è focalizzato sul coronavirus e mentre tutte le nostre agenzie di stampa, tutta la nostra comprensione hanno messo in pausa quasi qualsiasi altra cosa nelle nostre vite. Dobbiamo renderci conto del quadro generale, avere una comprensione a tutto tondo di ciò che sta accadendo. A partire da gennaio, le calamità hanno preso ad abbattersi quasi come i 9 segnali dati alla Musa Asa per il faraone. In Australia, 17 milioni e 900 mila acri di terreno sono stati bruciati, 3.000 case distrutte, 500 milioni di animali ammazzati. È stata una situazione di emergenza ed è stato riferito che la chiamassero bolide di fuoco dal cielo. In Cile, il fumo proveniente dall'Australia ha invaso tutto Sud America fino a Santiago, che si trova a 12.000 miglia di distanza. L'Indonesia ha subito gravi inondazioni. Decine di migliaia di persone sono state sfollate e questa inondazione sta continuando ancora oggi. Puerto Rico ha subito terribili terremoto di grado 5.8 fino a 6.4 della scala Richter e altri 11 terremoti si sono susseguiti dopo quelli maggiori. Questo è accaduto a partire da gennaio ed è proseguito fino a febbraio e marzo. Eruzioni vulcaniche hanno colpito Messico, Giappone e Filippine. In Spagna sono comparsi forti venti, pesanti piogge, nevicate, enormi onde, la corrente ha smesso di funzionare. In una zona della Spagna un intero villaggio è stato ricoperto di schiuma. La Turchia ha subito un terremoto di grado 6.8 della scala Richter. In Brasile le forti piogge hanno causato frane, devastando i terreni dell'Africa dell'Est, che ha subito uno dei peggiori periodi di siccità da decadi. E poi le locuste, centinaia e milioni di insetti volanti. Le locuste, un singolo sciame di locuste composto da 150 milioni di locuste può distruggere abbastanza cibo per 2.500 persone. Queste locuste hanno devastato i terreni. La corruzione ha fatto la sua comparsa per terre e mari. A causa di ciò che le mani dell'umanità hanno fatto, gli daremo un assaggio di ciò che si sono guadagnati, affinché ritornino sulla retta via. Quindi, uomini, siamo stati noi stessi a cacciarci in questo guaio, e al di là del motivo per cui si sia verificato, vuoi per l'inquinamento da noi causato, vuoi per la distruzione, la confusione, o forse il conflitto di un certo tipo di germi in laboratorio, comunque si è verificato. Allah, l'Unico, il Supremo, l'Onnipotente, ha permesso che ciò accadesse e noi, da musulmani, accettiamo il fatto che tutto ciò stia per ora perseguitando la Terra. Tale corruzione ha colpito il sistema economico ed il sistema di persone che scambiava o faceva affari con beni naturali dal valore intrinseco, in cambio d'oro, argento ed animali, e che ora fa affari con altri tipi di beni messi nel mercato usando la carta moneta. Questa carta moneta nel corso dei secoli è divenuta priva di valore, fino ad ora. L'economia è una sorta di illusione, è un'illusione di economia a livello mondiale, e così ora siamo arrivati al punto di doverci riazzerare.
ed a causa della mancanza di lavoro, a causa del cambiamento dei nostri stili di vita, siamo letteralmente costretti a ritornare ad un modus vivendi più naturale. Tutto ciò sta facendo scaturire sempre più i modi di vivere predicati dall'Islam, i modi che l'Allah, l'unico, il supremo, l'onnipotente ha creato, messo a punto per gli esseri umani. La corruzione nella vita sociale, l'immoralità, hanno raggiunto dimensioni spropositate con la fruizione di internet, della prostituzione e della pornografia. Dimensioni spropositate nel mondo intero, tant'è che un'intera generazione sta attraversando un cambiamento di linguaggio e di stile di vita. Azzeramento. Abbiamo ora raggiunto un punto davvero critico nella storia del nostro pianeta, dove un virus perseguita la Terra e dove le persone rivalutano le loro relazioni. In tale situazione, può ancora essere che i bianchi odino i neri? Che gli asiatici siano schierati contro gli arabi? Possono ancora le nazioni basarsi sull'etnicità e sui gruppi tribali? Possiamo continuare a comportarci così? Siamo una sola razza umana. Se le persone stanno soffrendo in Iran o in Italia, allora il resto del mondo sta soffrendo, perché siamo tutti un'unica famiglia umana azzerata. Siamo tutti parte di una famiglia. Siamo parte di un unico villaggio globale. La corruzione è anche a livello politico. I nostri leader politici dovrebbero essere le persone più sincere e non quelle che dicono menzogne e che parlano solo per ottenere voti e per controllare i singoli. Corruzione nei rapporti finanziari delle persone coinvolte nell'economia. Azzerare il ristretto numero di ricchi ed il crescente numero di poveri sulla faccia del pianeta Terra. Le nostre relazioni devono cambiare. E i governi che deterranno il denaro, che l'hanno cambiato le cose in base alla loro visione dell'economia, dovranno fare un reset totale.